Tifosi interisti, tenete duro, teniamo duro, facciamo scudo al mister e ai giocatori. Lo so, abbiamo perso in primis Conte, poi se n'è andato Reali, se n'è andato Hakimi, se n'è andato Lukaku. Ad oggi la squadra non possiamo avere i prosciutti davanti agli occhi, è indebolita, ok? Ma tenete duro perché il calciomercato, nonostante mancano pochi giorni, perché ragazzi siamo in agosto inoltrato e tutti ci saremmo aspettati già la squadra formata, dobbiamo tenere duro perché secondo me appena arriverà il pagamento di Romelu Lukaku, che ormai è andato al Chelsea, si sbloccheranno tutte le situazioni. Perché quei soldi, ragazzi, è vero che chi vuole vincere i campioni non li deve vendere, ma quei soldi saranno ossigeno per le nostre finanze, ma anche per il calciomercato. E vi dirò una cosa: vedrete che a fine calciomercato noi saremo quelli che hanno fatto più operazioni in entrata. Quindi tenete duro, non voglio vedervi tristi, non voglio vedere sui social, ma finiamo quarti, finiamo quinti, facciamo cagare e quelli così, perché gli altri non hanno comprato nessuno. Come ha detto Diego Ligorio, gli altri non hanno comprato nessuno e ci stanno impiegando 2 mesi per comprare Locatelli, neanche fosse Iniesta. Poi, ragazzi, dobbiamo tenere duro. Dovete tenere duro. Poi il 31 agosto o già dal 21 agosto che parte il campionato, potete iniziare magari a recriminare qualcosa, ma fino alla prima di campionato tenete duro, perché purtroppo la situazione è quella che è. Ad oggi, ripeto, è vero, ci siamo indeboliti, ma questo non significa che siamo l'Inter definitiva. Oltretutto, abbiamo molti giocatori che, come Lautaro tramite il suo agente, non capisco perché fa parlare sempre il suo agente e non parla lui, però Lautaro ha manifestato rispetto e fedeltà all'Inter, voglia di non rompere, voglia di non litigare per il rinnovo, sia strategia o no, sono belle parole. Un Bastoni che ha suonato la carica, che a tutti quelli che vogliono rimanere, abbiamo conservato il pacchetto difensivo. Barella, no, ragazzi, non ascoltate cagate, la Juve, Barella è dell'Inter e rimarrà all'Inter. Un Brozovic già in formato campionato e quest'anno farà molti più gol perché i centrocampisti saranno molto più coinvolti nella manovra offensiva, quindi vedremo molti meno passaggi obbligati da Brozovic all'indietro, ma molte più verticalizzazioni, molti più inserimenti a rimorchio per il tiro da fuori. Abbiamo un Di Marco, ragazzi, che io devo fare già il mia culpa, oggi lo devo fare il mia culpa, perché intanto sembro Christian De Sica in bodyguard. Comunque, devo fare il mia culpa perché quando parlavo con i miei amici in privato, dicevo sì, ma Di Marco, una cosa è giocare al Parma, al Verona, una cosa è giocare all'Inter. Invece, ragazzi, non fa una piega, è come se giocasse sulla fascia sinistra dell'Inter da una vita. E poi ha un piede, ragazzi, che forse dai tempi di Georgatos non abbiamo a sinistra un crossatore come lui. Quindi abbiamo un Di Marco che ha dimostrato che può giocare con l'Inter e contro chiunque. Abbiamo un mercato, ragazzi, che adesso è chiuso Dzeko. A me non entusiasma, ma teniamo duro, non entusiasma, perché si parla anche dell'acquisto di Zapata e quello sarebbe un crack per la nostra Inter. Io ve lo ripeto, Nandez non deve fare l'esterno destro, ma deve essere impiegato a centrocampo. Poi magari può fare il jolly, ok? Se prendiamo due esterni e Zapata, quest'anno tenete duro perché lo scudetto lo possiamo, non è obbligatorio, rivincere a mani basse. Ma oggi che Lukaku se n'è andato, quell'altro se n'è andato, il mister vecchio se n'è andato, che lottava, soffriva, si incazzava come noi e per noi, se ne sono andati, ragazzi. Se ne sono andati. Quindi siamo rimasti noi, è rimasto il tifo organizzato, sono rimasti gli interclub, sono rimasti i tifosi, magari che non sono fidelizzati, ma sono abbonati allo stadio, sono rimasti Marotta e Ausilio, è rimasta la maglia, non più perché ci hanno stravolto pure la maglia, ma non ci interessa, è rimasto lo stemma che diciamo è modificato, ma l'interismo quello non andrà mai via. Quindi tenete duro, cari amici interisti, tenete duro, fratelli interisti, perché questa stagione dipende da noi e dai giocatori. Facciamo scudo, cerchiamo di costruire una recinzione, un fossato, ok? Che delimiti noi dal resto del mondo e, come è successo per l'anno scorso, ci potremo togliere soddisfazioni. Aspettiamo altri 10 giorni per il calciomercato, perché anch'io sono in ansia, anch'io
riesco a capire, cioè no, anch'io, non è che io sono diverso dagli altri. So anch'io che cerco di mettervi positività, che ad oggi la rosa è indebolita. Certo, questo è poco ma sicuro, ma questa non è la rosa definitiva. E se cediamo il nostro attaccante principe per un giocatore come Zapata, che ci ha sempre fatto venire la bava alla bocca, perché ogni volta che evitavamo l'Atalanta, ragazzi, o per gufare il Milan e la Juve, o contro di noi, Zapata ci ha sempre fatto venire la bava dalla bocca. Ci siamo sempre esaltati per quanto fosse forte Duvan Zapata. Se dovesse arrivare Zapata e Dzeko, avremmo un attacco con Zapata, Dzeko, Lautaro Martinez e Satriano. Un attacco molto più completo e forte dell'anno scorso, dove Sanchez, che ormai è un trequartista, era la prima scelta come punta. Quindi calma, sangue freddo, positività, ma anche bisogna avere cognizione di causa, di dire non che quest'anno siamo attualmente siamo i più forti di tutti, ma lo possiamo diventare col calciomercato e con i nomi che ci stanno dicendo, perché non è che mi voglio inventare Mbappé, Messi, no. Ci stanno dicendo che potrebbe arrivare Tizio, Caio e Sempronio e io vi dico, ragazzi, tenete duro perché se arrivano 3-4 giocatori su 6 che sentiamo, quest'anno ci toglieremo molte, molte, molte soddisfazioni. Massima fiducia al mister, che forse è l'unico mister che quest'anno ha qualche alibi se dovesse fare una partenza un po' così, ma tenete duro, amici, fratelli interisti, utenti di questo canale. Alla quale vi invito ad iscrivervi, iscrivetevi a sto cazzo di canale, attivate sta cazzo di campanella, tenete duro. Il calciomercato non è finito, il 31 agosto, o se volete anticipare la prima di campionato, si tireranno le somme. Ma non tiriamo le somme in base al risultato perché ci sta di steccare la prima di campionato, così come ci sta di vincere la 50-0. Dobbiamo solo a fine stagione, fine estate, vedere, analizzare la rosa e dire, ragazzi, la rosa è competitiva, ragazzi, non hanno mantenuto le promesse. Ma per adesso tenete duro, perché io queste rivali invincibili non le vedo, ok? Iscrizione, attivazione della campanella, pollice su perché voglio sempre bei like. Se mi commentate, ragazzi, leggo tutto, non rispondo quasi a nessuno, ma leggo tutto. Avanti Inter, avanti Curva Nord e forza Mister Simone Inzaghi.